Andiamo? Era tutto un trick! Era tutto un trick! Ti facciamo perdere così pigli Zefris e fai l'ottavo posto. Signore Dio dell'universo! Ma non posso fa... Dai, non puoi farmi fare Zefris e la prima cosa che mi dai è una board di merda, però... Potrei fare lo gold omino rosa, però no, 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 sì, no, non sono cazzo Reno, non sono Reno io! E non lo gioco, così non do le info agli altri. Ah, che giocatore incredibile. Allora, raga, Zefris cosa fa come Hero Power? Ah, puoi usare tre volte su Hero Power, e se c'hai una coppia, ti fa la tripla. Così, arriva una tripla in gamba tesa. E il problema sta che la tripla va fatta in modo serio. Beh, va bene perché counteriamo bene sto stronzo di Milhouse. Murloc e Pirati gli fanno cittare meno il mana. Però lui è partito molto forte. Io prendo, vendo, compro 2-3. Prendo, vendo, compro 2-3. Aspettate, raga, mi è arrivato un messaggio da Genova. No, sto messaggio è importantissimo. Perché mi scrive "ho fatto", ma non mi dà la risposta? Aspetta. Ma guarda questi! Ma cosa state facendo? Ma che lobby è? Ma una lobby alquanto particolare, no? Una lobby che comunque ci crede fino alla fine. Noi avremo un roll gratis e secondo me se può fa, si compra questo e se può fa roll gratuito. Buono, 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 buono. Drago, no? Sono più statistici. Ma ci sono due Tess. Tess e Tess. Lui che ha affrontato. No, lui ha affrontato. No! No, ha affrontato FK con i drop a 3. Ma vaffanculo, mi uccide, mo. Sto fatto una tripla di omino rosa. Di 2-4. Ha fatto tripla di 2-4 questo. Ma no! Vabbè, allora, raga, non è un problema. Cioè, noi la tripla di Zefris va fatta, ripeto, con un'intelligenza di base, no? Cioè, va fatta la tripla e dici, ok, faccio la tripla di un minion che mi serve. Ok, lui c'ha merda. A posto così. E di un minion che comunque ha un'utilità. A lui non ha fatto il roll, credo sia pazzo. Niente, Genova non mi risponde, sto stronzo di un Genova. Genova, mi devi rispondere, mi devi dire sì, si può fare quello che hai pensato. Oppure no, sei uno stronzo. Però devi darmi una risposta, genovese. Mi devi dare una risposta. Ti prego, baffa quel demone. Sei un faccia di cazzo. Allora, noi sappiamo che lui c'ha un Deviabot. Perché Tess l'ha pre... Ah, lui c'ha Deviabot e Crow Favorite. Quindi probabilmente c'ha 4-4-3-2. Se livella e non livella, noi vinceremmo. Se livellassi. Bastardo Never Lucky. Bravo! La mucca ha colpito. Mucca strikes again. E nel prossimo meta il mage sarà un po' ballerino random. Ho paura che il nerf al mage sia stato fatto perché sia in arrivo una serie di stronzate casuali del mago, proprio tipico di mage. Quindi secondo me è giustificato anche se adesso non lo capiamo questo nerf. Quindi lo capiremo appena vediamo i reveal da lunedì. Perché da lunedì, mi sembra da lunedì, partono le rivelazioni delle nuove carte. Hai guardato il collegio? No, perché ho i testicoli. Ecco, questo. Se ti interessa, potrebbe sembrare dissing e effettivamente lo è. Allora, tripla di tazza non è brutta, eh. Tripla di tazza non la butterei via. Se io prendessi anche il 5-4, è brutto, no? L'è brutto. L'è brutto. Io vorrei comprare qualcosa che poi mi dà dei gold. Cioè, sai, un token per poi avere un gold e fare l'Hero Power. Però lui ha livellato. Lui ha fatto level ups. Vabbè, no, intanto qua rollo. Sicuramente gioco la tazza. Dragomech, ti prego, buffa il giusto demone stavolta. Buono, abbiamo anche Beast. Oh, merda, lui ha triplato al 5. Allora, io questo lo gioco. Però abbiamo Dragomech, demone. Mi sa che piglio anche la bestia, buffo anche eventualmente la bestia. Questo entra e questo entra. Cioè, io il prossimo turno potrei. Potrei, non è che lo faccio. Però potrei. Potrei andare a fare level up e vendendo un pezzo fare la tripla di tazza. Capito? Fare la tripla di tazza. Minchia, l'8-7 è un po' grosso. Ma lui è fortissimo. Cioè, lui lo sto affrontando nei suoi turni più strong. Cazzo. Poi, se non l'ammazzi, adesso prende una sbudellata di danni. Grande. Ma Remma, me. Dai, no. No, no, mi disso. No, veramente. Se. No, no. Devi ammazzare il 9-1. Non lo ammazziamo mai il 9. Cioè, c'ha 4 minion con 1 di vita. Vai qua, eh? Ma sei un faccia di cazzo, però, eh? Sono 9 danni, vivi tutti tranne quello più grosso. Zefris, sei uno stronzo, eh?
Comandali meglio, sti bastardi minion. Grazie, man. Ciao, tonno. Bentornato, carissimo. Bentornato, bentornato. Intanto i drop dovrebbero partire fra 10 minuti. Non baffare il demone sbagliato. Sei un pezzo di merda. Te l'hanno mai detto? Qualcuno ti ha mai detto questa frase? Te la dico io, se no. Allora, Mama Bear mi serve per dopo. Cioè, Mama Bear mi servirà poi, in un momento successivo. Però Mal'Ganis almeno non mi fa prendere le stecche enormi qua. Avendo 25 HP, forse Mal'Ganis è un po' più safe. No, è sempre più safe Mamma Orsa, perché se poi troviamo dei pezzi e ci sta a bestia. Questo va qua, pim pum pam, tu vai in fondo, fanculo, facciamo più danni, via. Non sono sicuro però che bisogna frizzare Macaco, eh. Non sono certo della frizzazione del Macao. Va bene. Potrebbe spammare questo progetto con i miei amici? Sta nel concorso Red Bull Basement. Guarda, Chufex, non so cosa sia. Se un mod mi controlla che non sia spaccio di droga, fate uno shoutout al progetto del signor Chufex, certamente. Purché non sia spaccio di droga o commercio. Scambio di bambini, fate uno shoutout al ragazzo. Fate uno shoutout all'avvento del Chufex. Controllate solo che non ci sia appunto droga o terrorismo. Roll. Cerco una coppia adesso io, no? Aha! Non è una coppia, però sono due bestie. Questa è una coppia. Una coppia anche abbastanza caruccia in realtà. Allora, il Macao entra. Se ne va il custode. Entra Iena. Se ne va il 5-6. Entra Topo. Se ne va il Taunt. Entra il Lupo. Questo gioco di parole... Che alla fine è un gioco di prestigio. E non andrà mai come deve, raga. Non andrà mai come deve questa board. Cioè, mi sniperano mamma. Finito. Cioè, raga, se tutto è sniperabile, è come se niente fosse sniperabile, se ci pensi, però. Se tutto è sniperabile, nulla è sniperabile. Grandemente la mia. Non puoi farti sniperare i pezzi se tutti sono pezzi che possono essere sniperati. Ma sono un genio io. Sono una persona intelligentissima. Vabbè, lui ha livellato al 5 però, Perde, si becca sti, mi auguro, 15 o 16 schiaffoni. Quindi non uccidermi mamma. Sì, ok, mamma vive. E tutto questo, raga, gli fa danni. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nice. Io potrei far potrei fare semplicemente... La coppia, cioè potrei farla tripla, giusto? Potrei farla tripla. Facciamola tripla, perché qua ci sono due bestie e devo capire. Questo diventa un 19-19, non è vero, 18-18. E mi dai una merda. E mi dai una schifezza. Troppo tardi per Chef Nomi, alla Furion non credo di andare draghi con Mamma Orsa. Scagnozza la pigli, ma fa merda. Questa è un'altra coppia, però, Even though. Mi piace molto usare la frase even though. Anche se in realtà non so bene cosa voglio dire. Cioè, credo voglia dire tipo sebbene. Sebbene! Al tempo Poli raccontò una menzogna. È sbagliato il ragazzo. Lui è troppo forte, il Milaus Malalampo. Non è che lui sia brutto, comunque, Ok? Anti-snipe. Ah, mi serve anche il 4-3 che taunta. Se vediamo contro chi sono, in base a contro chi sono, potrei decidere se livellare o meno. Più che altro il mio problema qual è? Che io livellerei per Goldrin, chiaramente. Perché questa è Macao build, più o meno. Molto più o meno. Il problema è che io c'ho due Dea Trattle, di cui uno triplato. Cioè, per carità, se finiamo la build, siamo sempre più forti. Però, dopo. Allora, ringraziamo il signor Knullo Shot, credo. Knullo! Sembra una parolaccia bruttissima, sappilo. Grazie per il Prime, my friend, benvenuto. Grazie per il supporto e welcome nel canale, grazie a Harry. Non so quanti mesi siamo, da telefono al Sam non me la fa vedere. 5. Comunque tanto tempo speso in risate, memate, ma anche momenti educativi. Sempre Poli, grazie, Manny. Grazie mille. Bella Harry, e grazie anche fino al Lupo per il secondo mese. Ciao, Lupone. Grazie per il secondo mese, che è il più importante di tutti. Allora, raga, lui... lui prima era abbastanza cariuccio. Io potrei fare veramente level up e discoverare Goldrin e mi rischio il 33%. Anzi, in realtà venderei un Deatrattle. Sì, è un 33%. Venderei il topo, suppongo. Se misso Goldrin va bene anche Spira Serpe.
Va bene pure Spira Serpe. Non mi ammazza mai lui tanto, no. Cioè, c'ho 25 HP comunque. Non credo che lui abbia la potenza di fuoco per ammazzarmi. Beh, ma Exna... Ma che la butti via manco ma Exna, eh? Non butti via neanche ma Exna, insomma. Non la butti via nemmeno lei. Lui aveva cosa? Lui aveva la merda. Secondo me si può fare così. Sta è molto greedy. Ogni turno mio è greedy finché non becco un bel taunt. Mi servirebbe il 4-3 che da taunt. Houndmaster. E poi, se lui mi fa 25 danni, probabilmente smadonno. Quindi abbassate il volume se vedete 100% lethal. Ho tanta paura di partire di Maexna però io. Però è anche vero che non c'è segnato robot. Se avesse Deviabot un bumper, 2-4 taunt, scudo divino, me lo segnerebbe. Infatti non ce l'ha. Attenzione. E il cleave di Hydra arriva. Vabbè, regà, ripeto, sta board è tutta sniperabile. Cioè, tutto è sniperabile. E come ho detto prima, se tutto è sniperabile è come se nulla fosse sniperabile. È una grande tecnica la mia. La tecnica dell'imbecille. Questo crepa, vinciamo al 93, vero? Dai, non perdiamo al 3. Non perdiamo al 3%. Poi lui c'ha Caligos. Lui deve prendersi tanti danni. Sennò qua sono cazzi, eh. Buoni? Buonissimi. Maremma se sono tanti questi. Questi sono 15. 19. Sono 19, guarda che bella. Oh my gosh. Direbbero in America. In America esagerano sempre. Oh my gosh. Fanno tutte ste facce Ella, ma... Non serve usare l'Hero Power se trovi già la tripla. Addio Savanna. Addio Savanna. Addio Savanna. E sì, tanto devono andarsene i battle. Gioco lui perché mamma diventa più grossa. Diventa una mamma grossa. Una bella mamma diventa. Mi dai quello là. Quello che sbrana la gente. No. Questo è sbagliato. Questo è errato. Questo è errato. Lì potrei triplare ancora però il topo io, Potrei triplare il topo. Quindi secondo me frizzo topo. Vorrei dirvi, devo giocare a Malgadone, ma se a Malgadone non prende scudo divino, lo vendo. Se invece a Malgadone piglia scudo divino senza di attratto, lo vendo. Questo taunt mi serve. Chi cazzo zompa però? A parte che contro i robot forse non zompa nulla. Lui c'ha bumper pure. In qualsiasi situazione ce l'ho nel kill. Però bella la mamma tripla, anche se poi noi la adesso sistemiamo perché facciamo tripla di topo. Cioè, quello è il problema, io non posso vendere topo perché devo fare la tripla. Per trovare Goldrin. Ne avrei fatte 12 di triple a 5, se per cortesia me la dai, non sarebbe brutto. Poi, in secondo luogo, avrei necessità, se mi è concesso, di fare sta roba. Cos'è che mi ha scritto Phil? A fine live ok, va bene Filippo. Ma ci dovrebbe essere già un videino lì, no? Sul comando punto esclamativo drop. Raga, 2 minuti e partono i drop e i duelli. Aspetta però che devo fare il primo posto, perché così posso dire ciao YouTube, sono fortissimo, bello e bla bla bla. Allora Wait. Io devo vendere Maexna, raga, dai. Cioè, è Maexna. No, non è vero, non è Maexna. Maexna Trada, è più forte vendere Iena. Però Iena magari fa 2 trade. Lupo? Vendo lupo? Lo troverò Goldrin, no? Va via il lupo 18-18. Minchia, è grosso sto lupo, però. Porca troia, sei grus. L'è grus sto lupo. L'è grus. Però in realtà è inutile avere troppi spawn, soprattutto se andiamo di Goldrin. Non ha senso vendere pezzi che venderai già per la Goldrin build. Ok, questo è il mio ultimo hero power. Evo con bella 24-24. Quinta tripla. E niente. E niente. E niente. E niente. Non worka. Un bel 2-4. No? Ok, ho finito l'hero power, Ho finito l'hero power. Lui c'ha les beast. Vediamo cosa sto Malgadone. Sto Malgadone ha poison e divine shield. Allora via macaco. Non useremo mai macaco. Nella build è diventata... Ah, cazzo, pilt. Preferisco che muoia questo. Andava Hydra davanti. Andava Hydra davanti, cazzo! Andava Hydra davanti. Perché lui c'ha gli scudi divini. Già, andava Hydra davanti.
Vabbè, va bene lo stesso, perché c'ha il 2066 tauntato, perché è pazzo lui. Che brutti hit. Idra, fai qualcosa. Schifo. Di sicuro hai fatto schifo. Di questo ne siamo consapevoli tutti. Ma ammazzi il topo? Bravo. Sì, però spawna di 10-10, ma quello là non lo uccido mai più, cazzo. Cazzo. Però, regà, oh, in sto game mi ha carriato Zephyrus, a parte gli scherzi, eh. Cioè, è vero che la tripla di mamma fatta da me mi ha fatto risparmiare 3 gold, ma Zephyrus mi avrebbe dato quei 3 gold. Perché l'avrei trovati, giusto? Sa che è morto? 5-10? Sì, 17. Ciaone! Ciao, man! Micio, non sbadigliare cortesemente. C'è una live in corso. Se fai così, la gente sembra che si stia annoiando. Che cazzo, Paolo? Ti devo insegnare le basi dello streamings. Ok, raga, adesso finisco il game e aggiorniamo perché sono partiti i drop. Mi devi dare il 2-4 e un Hydra. 2-4 con scudo divino. Aspetta, aspetta, aspetta. Savannah. Nzdormu. Mudmundu. No. Lui c'ha sempre così, si fa. Potrei anche livellare, ma non, ormai Goldrin non mi serve più a nulla, me. Non mi serve neanche il ragazzo, mi serve un cazzo, me. Cioè, mi serve uno dei pezzi che ho e la miglioria. Quindi fino a che non trovo uno di questi pezzi, soprattutto Hydra, che è quella più plausibile alla rimozione, è inutile che lo faccio. Lui ha fatto anche lui quattro triplette. Allora, lui c'ha Harvested Golem e Ginny. Ha sicuramente chiuso la build elementali, quel Ginny, da quel turno. Con quel Ginny da quel turno. Quindi forse mi conviene pigliare una 2-1 selfless. Frizzare per la 2-1. Lui ha Divine Shield ma no Taunt. Ginny con Taunt. Harvested con Taunt. Quindi si parte di Hydra. Si va di Amalgadone. Si va di Maexna. E lo stesso ordine. Lui non ha un cleave. La speranza è che attacchiamo noi per primi. E dovremmo fare più male di lui. Signor Fiero! Anzi no, devo ringraziare due sub e li ringrazio a fine game. Minchia! Vai sul 9-10. Merda, attaccato lì per primo. E hai anche clivato male. 2 su 2 andate male. 2 su 2 andate male significa 24%. Sicuro. 24% suo. In realtà noi siamo sopra, eh. Noi vinciamo sto game. Noi lo vinciamo senza problemi. Il mio problema di questo game è non sfigare. Cioè, se facciamo lo stesso fight dove io non ho sfiga, io sono a posto. Qua abbiamo perso per via del suo Devia merda Golden. Là. Però forse tanco un sacco di danni se quello non va lì. Vabbè, è andato veramente male sto fight, eh. Vabbè, 5, 6, 7, 8. Lui ha vinto a culo. A me veramente basta non bloccarsi così e ci dovremmo essere, cazzo. Che abbiamo tutte le percentuali. Cioè, siamo super sopra noi, eh. Siamo super fucking sopra. Che mi serve? Che mi serve? Che mi serve? Zap! Zappa non mi serve a nulla, mi serve che Hydra clivi bene. Mi servirebbe un'altra Hydra, anche, al posto di Maexna, visto che tanto lui minion grossi non ce ne ha. Una bella idronza. Vede? Lui c'ha Gastcoiler. Seconda Hydra mi garantisce il cleave su Rug, Bran e Ginny. E Harvested. Se attacco io per primo sarebbe anche meglio. Gastcoiler da Nozdormu, no, mi serve Hydra. Ibrahimovic. Dai, zii, questo non è brutto, eh. Lei non è mica brutta, ma mi serve Hydra, è più forte. Porca, mi stanno passando 12 selfless davanti agli occhi, peraltro, eh. Dai! No, 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 no. Anche un bel 2-4. Lui va preso, solo che non lo posso giocare adesso. Lo compro perché scudo lui. Ma per il prossimo turno. Macao! No, Macao no, perché abbiamo le piantine. Oh, il positioning è lo stesso, sicuramente. Allora, lei deve attaccare là. Se lei attacca Ginny, o attacco io per primo, o lui va qui e poi questo clip va bene, io vinco. Cioè, lui c'ha l'1 su 4 di vincere. Se lo vince due volte, a culo. Comunque, purtroppo BG è così, devi cercare di migliorarti il più possibile. Quel 2-4 è fortissimo poi. È fortissimo dopo, anche, magari se mi dai un'idra, sai, la sto cercando da 6 turni. Lui però ha messo Maexna. E ha raddoppiato i taunt. Niente, sto giro mi ha counterato. Ecco, abbiamo clivato male di nuovo. Allora sei un figlio di puttana. Però Hydra sei una merda, eh. Hydra fai schifo, cazzo. Hydra veramente ti devi vergognare, porca puttana. Ha clivato due volte su Harvested Golem. Sei una merda, Hydra, eh. Ma veramente sei una puttana. Che cazzo. Ma guarda questo, oh. Due volte vince perché sfigo. Ma guarda, gli Amalgadoni. Perché glieli do ogni game, raga, gli Amalgadoni. È certo che gli Amalgadoni.
Però cazzo, io potevo vincere tranquillamente. Bello avere Hydra, che poi è uguale a un minion normale. Sta merda. Ho perso perché adesso ha triplo Amalgadone. Cioè, sono morto, basta, è finita. Ma che culo del cazzo! Non culo suo, ma sfiga mia. È possibile fare una run dove giochi bene e poi perdi per ste puttanate? Non ti fa girare il cazzo sto gioco? 2 volte su 3? Ma anche 3 volte su 3 mi fa girare il cazzo. Se io vendo topo, iena, mi servirebbe... No, lui con la 2-4, nemmeno. O una cazzo di idra, una seconda idra almeno mi garantisce sempre quella possibilità. Sì, ma sono morto adesso lì. Adesso è troppo tardi. Adesso è tardi. Cristo divino. Adesso è tardi. Va, adesso mi dà anche Dairon. Che pezzi di merda. Va che storia. Che piglio, la tazza? Prendo tazza, vendo tazza. Un più 3, più 3. Baffa Hydra. Grande, zio. Missile baffa Hydra. Vabbè, 12 minion, Hydra è arrivata troppo tardi. Cioè, la seconda Hydra è arrivata tardi. 2 fight su 2, Hydra attaccato nel peggiore dei modi. 24% prima e 25% di attaccare di nuovo Harvested. Mo ha preso un'altra Maexna. C'ha 2 Maexne, 2 Malgadoni e un Hydra. E probabilmente Mamma Orsa con coso. Quindi, pace, amore, secondo posto. Poco a fare. A meno che adesso non faccia un fight dove sculo. Perché io ho fatto 2 fight di sfiga. Adesso devo sculare. Però uno sculo dell'1%. 26? No, non è possibile. Non è possibile. No, vabbè, non è possibile. Ma fanculo, sei un mino di merda. Allora. Che cazzo un gioco Hydra a fare io? Ha clippato 3 volte sul minion più a destra. 3 volte su 3. Ma io devo perdere il 33%. 3 volte? Mannaggia. Io accetto tutto, ma sei un figlio di puttana. Ma guarda che Hydra di merda, oh. Ma vaffanculo. Uno gioca bene, Hydra 3 volte va male. Ma che gioco del cazzo, adesso vado a giocare i duelli. Fanculo, voi e i duelli. E Battleground, e Zephyrus. Che però rimane un eroe forte. Ciao YouTube. Zephyrus è quasi fortissimo, lo chiamiamo. Tra parentesi, però su Battleground se sfighi e sei un figlio di puttana, comunque neanche l'eroe tier 1 può salvarti perché questo gioco si basa al 25% del buco del culo. Chiusa parentesi.